Ieri, 29 maggio, è stato registrato l'ultimo appuntamento di questa stagione televisiva del Trono, classico di Uomini e Donne. Durante la puntata non sono mancati colpi di scena inaspettati che hanno sbalordito il pubblico. Video. Sara, finalmente, ha fatto la sua scelta e Niloufar è rientrata in studio per raccontare la verità sul suo trono. Sara Affifella ha finalmente deciso chi scegliere tra i suoi due corteggiatori, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. La bella napoletana ha scelto Luigi. Il ragazzo fin dall'inizio ha dimostrato di tenere molto a lei ricoprendola d'attenzioni. Luigi Mastroianni in tutto il suo percorso ha dimostrato di essere affettuoso, rispettoso e protettivo nei confronti della cronista, a differenza del controverso Lorenzo, considerato fino a oggi da molti telespettatori il preferito da Sara. Lorenzo, di fronte al rifiuto della napoletana, l'ha salutata dichiarandosi dispiaciuto per non poter portare con sé la ragazza di cui è innamorato. Luigi Mastroianni, invece, ha dimostrato la sua felicità baciando appassionatamente la bella partenopea. Non appena ha capito di essere lui il corteggiatore scelto da Sara. Sciocchi in studio dopo la confessione di Niloufar Haddati. Niloufar Haddati è tornata nello studio Mediaset, da cui pochi giorni fa era uscita con Giordano, per chiarire la sua posizione in seguito alle dichiarazioni di Stefano Guglielmini. L'ex corteggiatore, ultimamente, video, ha confessato l'esistenza di un accordo tra lui e la cronista, con cui aveva una storia. Stefano a inizio anno aveva fatto il provino per entrare in studio a corteggiare Niloufar senza essere scelto dalla redazione. La giovane, a quel punto, per averlo in studio l'aveva fatto chiamare fingendo di averlo notato all'interno del suo locale. I due, ovviamente, sarebbero dovuti uscire assieme alla fine del Trono, prendendo in giro tutti. Le cose però non sono andate come preventivato. Niloufar, pur continuando a sentire Stefano per rabbonirlo, ha approfondito la conoscenza con Niccolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. La cronista, davanti alla conduttrice e al pubblico, visibilmente dispiaciuta, ha confermato le parole di Stefano confessando di avere frequentato Guglielmini nel mese di dicembre e di avere trascorso con lui la notte di fine anno. La giovane ha chiesto scusa affermando di essere in un periodo molto critico, ha spiegato di avere messo nelle mani degli avvocati la vicenda e di non volere incontrare Stefano. Affranta, Niloufar ha asserito di volere riconquistare la fiducia di Giordano che è rimasto molto deluso da lei. Per dimostrare l'amore per Giordano la 19enne si è fatta tatuare una G sul polso.